Davide, Davide mio caro. Giulia, cara mia. Ma io mi sono stufato di andare a inseguire i concorrenti. Sudare. Ma che? Milano, vai, gira, fai, cammina, è lungo. Facciamo che lo aspettiamo qua. Dai, quello giusto arriverà. Quello giusto arriverà, sì, un po' come il principe azzurro. Sì. Chi ci ispira? Vediamo chi. Ma dice, direi che le forze dell'ordine le lasciamo stare. Interessanti sicuramente. Interessanti sicuramente, però dai, diciamo il fascino della divisa. Ma questo signore qua con questa cravatta rossa, color corallo. Prendiamo lui, dai, andiamo a prendere lui. Vai. A prendere lui. Buongiorno, lei è qua a Milano proprio per noi. Sì, lei non lo sa, ma è qua proprio per noi. Lei è di Milano? Sì, Milano. Si chiama? Adriano, bene, come Celentano, quindi ci fai un pezzo di Celentano. Magari, così. Improvvisato, cantaci qualcosa di Celentano. Celentano, cosa? A mezzanotte sai. A mezzanotte sai, è già tagliato. A mezzanotte sai, e poi immagina perché. Cioè, lasciamo stare. Bene, hobby, interessi? Ma io ho interessi, vabbè, a parte il mio lavoro, faccio la macrobiotica. La macrobiotica? È una forma di vita, diciamo, ti insegna ad approcciare col cibo in maniera quasi umana, quasi come se fosse con una persona, lo devi ringraziare, lo devi cucinare in un certo modo. E non so, qualcos'altro di un po' più leggero, un po' di frivolo nella tua vita? Ma dunque, io ho un passato un po' particolare perché ho fatto prima 700 film porno. Ed è la verità. Ed ero più famoso ai tempi di Rocco e altre persone ai tempi. Poi facevo lo stuntman anche. E ho fatto parecchi film anche come stuntman. Adesso sti cazzi. Non si può dire, siamo in fascia protetta. Hai una bellissima cravatta. Io direi che quella cravatta. Quell'unica cravatta, allora sottolineo, corallo. Potrebbe fare la fine. La fine che fanno le cravatte ai matrimoni. È presente? Sì, non le diamo la possibilità di procreare a quella cravatta. Cosa dici? Io inizierei a tutta birra con la prima domanda: conoscenze generali. Quali sono le regioni italiane a statuto speciale? Tre sono almeno. Il timer parte da ora. Allora, Trentino Alto Adige, la Sardegna, penso, e a statuto speciale? Sì, ha fatto di quelle cose galattiche secondi, nella sua vita, va in crisi sì, su queste domande. Molto bene, molto bene. Bravo Adriano, fallo buttati, per noi. Buttati, Adriano. Sbaglia. Stop! Dobbiamo pescare, allora, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia. Lui ho detto. Sì. Due, ma non due basta. Giuste, no. Mezza card. Mezza card. Bisogna arrivare qua. E tocca pescare qua la prima pallina della penitenza. Aspetta, ok, devi pescare una pallina. Andiamo, Adriano. Un po'. Eccola qua. Ok, bene. Qua. Vediamo che. Vediamo se è fortunato, Adriano. Oppure. Vediamo. Faccina sorride oppure no? Sorride, fa l'occhiolino. Iniziamo bene. Bene per lui. Bene. Allora, seconda domanda. Mappamondo. Abbiamo un mappamondo. Devi cercare sul mappamondo in 30 secondi dov'è il Mar Caspio. A partire da ora, il Mar Caspio. Mar Caspio, tienilo tu. Era per mandarti in crisi da subito. Zona romanica. Vediamo. E sono ricoglionito. Il Mar Caspio! Stop! Bello il Mar Nero. Adriano! Seconda penitenza. Qui, seconda penitenza. Andiamo. La recupererà dopo. Dopo la pallina gialla, Adriano prende la pallina viola. Viola, attenzione. Viola. E ci troviamo dentro. Bene. Seconda penitenza scampata. Andiamo avanti. Terza domanda. Allora, qua c'è da scegliere una busta. E può capitarle la domanda facile o la domanda difficile, inerenti allo stesso tema. Abbiamo. Quale sceglie? Questa. Prego, lascio fare a te.
ti non ti spaventa più niente. No, assolutamente. Oh, bene. Facile, è andata facile, bene. Facile. Il tema sono le Americhe. America proprio, eh? Olè. Ed è proprio facile, perché la domanda è: da chi fu scoperta l'America? Oh, molto bene, io non l'avrei mai detto. No? Non lo so. Chi pensavi? Ero perplessa. Eri perplessa. Sei sicuro, giusto? Sì. Secondo te, chi è che ha scoperto l'America? Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, ovviamente. Aspetta, cerchiamo qualcun altro, proviamo. Scusate ragazze, secondo voi chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo. Bravissima, ok. Abbiamo avuto la conferma, grazie mille. Va bene, la gente è molto preparata su questa domanda. Fantastico. Sembrerebbe. Io passerei alla successiva, cosa dici? Ma io mi stavo divertendo. Ma la prossima mi piace proprio. Mi mare per un ex attore come lei. Tenta a fare così, Poi sei geloso, io lo so. Allora, sì. Lei ha 30 secondi, lei, sto dando del tu, del lei, a caso proprio oggi. Del noi. 30 secondi per trovare una persona che indovini quello che io ti dirò di mimare. E questa persona ha 30 secondi per indovinare quello che ti dirò, va bene? Vabbè. Allora. Quindi, attimo di suspense. A partire da ora. 30 secondi, trova qualcuno. Che gioca, qualcuno che gioca, dai, cerchiamo qualcuno, dai, senza paura, senza paura, un ragazzo, oh, si facilita già il compito, qualcuno, hai 30 secondi per trovarlo, non cincischiare troppo. Scusa, una cosa devo fare, una cosa, tu devi capire cosa sto facendo, guarda, va bene? Guarda, Guarda. Ha già indovinato, Spider-Man, fantastico. Ma lui è stato furbo perché ha puntato qualcuno di giovane. Grazie mille, grazie. Bene, Adriano si sta rifacendo, Da questa parte, arrivo subito, faccio un po' di limbo, posso? Crack, che sexitudine. Sì, vedi. Allora, passiamo a una domanda un po' stravagante, la 5 è la domanda secondo me e sono delle domande che il nostro autore ha scritto riferite al proprio gusto personale. Quindi, secondo lui, qual è il mio gusto di gelato preferito? E abbiamo tre possibilità, fragola, limone oppure la busta ignota, dove c'è dentro qualsiasi cosa. Non si sa che cosa c'è dentro. Che cosa scegli? La Nel dubbio la, B, la busta? O la C? A uno, a due, a tre. Esatto. Ha scelto la tre. Guarda, fai tu. Va, fai tu. Non è truccata, No. Fragola e limone. E la risposta? È esatta. È andata benissimo. Ottimo, è andata benissimo. Complimenti. Fortunato. Ci stiamo riprendendo. Esatto, dai. Io l'avevo detto, questi concorrenti. Deve scaldarsi. Sì, siamo esatto. Bisogno di un attimo. Passiamo alla domanda numero 6, che è la prova del pubblico. Ha un minuto di tempo per far ballare qualcuno a partire senza musica? Da ora, senza musica, qualcuno via qualsiasi. Sì, qualcuno che si è disposto. Adriano, fantastico, direi prova superata alla grande. Devo ballare ancora anch'io perché finisco sempre dalla parte sbagliata. Arriviamo alla 7, la mia preferita, la scelta multipla. Quale di questi festival assurdi non esiste? A. Festival delle scoregge. Che già. B. Festival dove le mogli vengono trasportate sulle spalle attraverso un percorso ad ostacoli. C. Festival dove uomini adulti vestiti da diavolo saltano sopra a file di bambini piccoli per purificarli. D. Festival del pene. Sì. E festival di testicoli cucinati. Quale non Quello esiste? Dei diavoli. Pronti? 30 secondi. Giusto? Quello dei diavoli. Da ora? Quello dei diavoli. Sicuro? Non ci vuoi pensare? No.
Quindi secondo il nostro Adriano esiste il Festival delle Scorregge? No. Adriano, Zingarate ci dice di no. Ci dice di no. Adriano, Adriano. Sai già? Ormai è partito con la mano come se già. Prego, guarda. Sì, mani forti. Mannaggia. E vediamo cosa succederà alla cravatta del nostro Adriano. C'è una brutta faccina. C'è una faccina. Qui tocca. Ci tocca fare gli stilisti. Ci tocca. Guarda, fare ti lascio questo onore, mi sento generoso. Mamma mia. Però devo dire una diagonale discreta. Niente male. Ti restituisco il tuo gelato, così con questa lingua nuova puoi leccarlo. Gelato alla fragola e limone. Dai ragazzi, per favore. Ma il codino dietro ti piace o vuoi che spunto anche quello? Spunto anche quello, va, tanto ormai. Ma lascia che lo tengo il riferimento. Così almeno. Poi vedi, se uno chiude qua. Non si vede neanche. Un genio. Pesa anche di me. È una nuova moda. Una nuova moda, sì. Fai un bottone più in alto. È una nuova tendenza Dolce Gabbana. Vuole provare anche lei, tagliamo una cravatta. Voglio adesso. Ormai. Mannaggia, avrebbe potuto partecipare, ma non ha cravatta. Adriano, grazie mille della tua simpatia, della partecipazione. Ci piace per il tuo piccolo corallo qua. Spero sia stata una bella esperienza. Un piacere, grazie mille. Buona continuazione. A voi, grazie. Ciao Adriano. Povera cravatta di Adriano. Che fosse proprio una figata comunque. Gli abbiamo fatto un favore? Secondo me sì. Perfidi. Un po', però questo è lo street quiz. Non è che si può essere sempre carini. Andiamo a trovare qualcos'altro da tagliare? Andiamo.